si è concluso a Norcia il ciclo di incontri sul territorio voluto dal Galval e Umbre Sibillini per confrontarsi con gli stakeholder pubblici e privati e definire la proposta strategica per lo sviluppo locale 2023-2027, con cui si presenterà al bando regionale in scadenza martedì 28 febbraio come soggetto attuatore delle politiche leader nell'area omogenea della dorsale appenninica meridionale in Umbria. Durante l'incontro, coordinato da Pietro Bellini e David Fongoli, rispettivamente presidente e direttore del Galval e Umbre Sibillini, sono intervenuti, tra gli altri, Nicola Lemanno e Pietro Luigi Altavilla, il primo sindaco e il secondo presidente del Consiglio Comunale di Norcia. Presenti inoltre molti rappresentanti delle comunanze agrarie e delle Proloco, oltre che Stefano De Carolis per Coldiretti. Per noi è stata una grandissima opportunità entrare nei territori, dialogare, fare incontri con le comunità, perché quello era l'obiettivo a cui ci eravamo dato tempo fa e con questa occasione l'abbiamo messo in piedi, ed è stata un'esperienza veramente straordinaria. Naturalmente la strategia che metteremo in campo fa proprio leva su quello che è emerso da questi dati, da questi incontri che abbiamo fatto, che sono interessanti. C'è un report che abbiamo commissionato che sicuramente dà degli input straordinari, come dà delle problematiche serie per questi territori, dove il GAL sicuramente si impegnerà ancora in futuro, perché purtroppo dovremmo tutti insieme lavorare per superare alcune criticità di questi territori. Ne accenno una, che è quella dello spopolamento delle aree montane, ma che non è più manco da considerare montane, ma anche a valle sta succedendo questo, e quindi questo è un fenomeno che sta mettendo veramente in difficoltà le nostre comunità. Un momento di confronto importante con le nostre aziende, con gli altri comuni del territorio, insomma l'ennesimo momento in cui siamo chiamati ad interrogarci per scegliere insieme, perché sentiamo forte la responsabilità di dover compiere scelte importanti per il futuro di questi territori. E credo che questa volta il GAL, lo diremo questa mattina, abbia fatto delle scelte coraggiose, si sia incamminato in un percorso nuovo che si rivolge ad operatori nuovi del territorio, in modo particolare al mondo dell'associazionismo, che potrà fare la differenza sia dal punto di vista della formazione culturale, di un processo culturale di sviluppo del nostro territorio, e sia per le ricadute che tutte le associazioni che operano nel nostro territorio potranno generare per la nostra comunità. Abbiamo concluso questo percorso molto importante, ci ha aiutato a definire quelle che sono le future strategie. Il tutto è stato accompagnato da uno studio fatto sulla base del contesto socio-economico, e quindi finalmente abbiamo raggiunto questa nuova definizione della strategia. Siamo quindi in una fase cruciale, abbiamo fatto il giro di boa, speriamo, incrociamo le dita sul risultato da parte della Regione, perché non è scontato, siamo soggetti che devono essere selezionati per la nuova programmazione, quindi incrociamo le dita e un po' di speranza su questo nuovo slogan, su questa nuova iniziativa, insieme per un territorio vitale, sostenibile e competitivo.